Bene, ciao ragazzi, ci eravamo lasciati proprio con questo grafico, ovvero col grafico del mercato perfettamente concorrenziale. Andiamo quindi a svolgere un esercizio nel quale appunto andremo a calcolarci l'equilibrio di mercato. Solitamente un esercizio ci dà dei dati che sono la quantità domandata, quindi la funzione di domanda, che per esempio è Q uguale 100 meno 2P, e la funzione di offerta, che ad esempio può essere meno 3 più P.